24. In apertura una notizia che ci porta in Sicilia. Due le scosse di terremoto avvertite nel Messinese questa mattina nella zona di Cesarò, la prima intorno alle 6.07 di magnitudo 4, la seconda pochi minuti dopo di magnitudo 2, dunque più contenuta. Andiamo subito a verificare la situazione in collegamento con noi il prefetto di Messina, la dottoressa Cosima Distani, benvenuta a Rai News 24. Buongiorno, buongiorno. Qual è la situazione al momento, prefetto? Al momento la situazione è di assoluta, diciamo, tranquillità, perché la popolazione non ha avvertito l'evento sismico, anche se qualche telefonata comunque è stata diciamo, ricevuta dalle sale operative dell'Arma dei Carabinieri. Però i vigili del fuoco non sono stati interessati da nessun tipo di telefonata. In ogni caso ho chiesto al comandante dei vigili del fuoco di disporre dei controlli accurati d'intesa con i sindaci della zona interessata. Prefetto, proprio di questo volevamo chiederle. Fortunatamente al momento non risultano danni rilevanti a persone o cose. Vi siete comunque attivati, la macchina della protezione civile, per verifiche anche sulle conseguenze alle infrastrutture in tal senso? Esattamente, ho chiesto proprio per questo ai vigili del fuoco di mandare delle squadre nei territori interessati, nell'area di Cesarò, quindi coinvolgendo il comune di Cesarò, di Capizzi, Ucria, quell'area lì, insomma, della zona dei Nebrodi, in modo tale da poter fare delle verifiche più diciamo, attente alle infrastrutture, sia naturalmente che sono scuole, le stesse sedi dei comuni, insomma gli edifici pubblici, e poi anche eventualmente sulle strade. Grazie dottoressa Distani e buon lavoro naturalmente. Grazie, buona giornata, buon lavoro a lei, salve.